In una precedente intervista abbiamo affrontato con Piero Bitetti, candidato al Consiglio regionale pugliese con Italia in Comune a sostegno di Michele Emiliano, abbiamo affrontato il tema dello sviluppo economico e dell'occupazione. Ma lo sviluppo economico, soprattutto in Puglia, si può realizzare attraverso la valorizzazione della risorsa agricoltura. Ma sì, la Puglia è nota per le sue peculiarità legate al settore. Il clima è favorevole, i suoli anche, proprio la composizione del suolo. Ora, l'agricoltura è un'agricoltura moderna, ci sono molti giovani imprenditori che hanno deciso di investire in questo settore perché è un settore che dà soddisfazioni, è un settore remunerativo, è un settore poco impattante. Ora, affinché l'agricoltura prenda il volo anche in Puglia, abbiamo bisogno di finanziamenti. Il famoso PSR è noto perché ci sono importanti risorse da poter utilizzare per il settore dell'agricoltura. Io su questo mi sento di dire che bisogna lavorare di più e bisogna lavorare meglio, ma mi sento anche di aggiungere, perché ho incontrato diversi agricoltori, diversi imprenditori del settore che hanno attribuito responsabilità al governo uscente, al governo regionale uscente. Io vorrei fare una puntualizzazione. L'assessore all'agricoltura non è più nella composizione che sostiene Michele Emiliano, ma è candidato con un'altra coalizione, che è quella che sostiene il governatore Fitto. In quota la Lega. Governatore Fitto. In quota la Lega. No, credo che sia un altro partito, ma ora mi interessa poco, ma è giusto sapere che se sono stati persi dei finanziamenti, è giusto capire chi ha perso questi finanziamenti e quindi non è giusto scaricare su una coalizione delle responsabilità che non sono proprie.